sono stati ricevuti dal prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, per discutere di quale sarà il loro futuro. I 15 dipendenti dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario che da fine luglio resteranno senza lavoro. La loro speranza è quella di venire riassorbiti dalla regione o di essere assunti dall'università stessa, la quale, a detta loro, gli ha sottratto i servizi. L'incontro si è concluso con un nulla di fatto ed un rinvio alla fine del mese prossimo per degli aggiornamenti. Noi restiamo nell'attesa. L'attesa non è mai bella perché chiaramente l'attesa è un grande punto interrogativo. E speriamo che, insomma, fra 30 giorni si sciolga, come possiamo dire, il sangue di San Gennaro, no? Ecco, e si trovi una soluzione e che sia definitiva, anche perché ci siamo stancati, insomma un pochino stanchi siamo. No, ma anche perché il 31 luglio chiude l'agenzia, certo. E praticamente il personale ancora oggi non si sa che fine fa. Ma voi adesso perciò state lavorando. Noi stiamo lavorando perché ancora qualche funzione ce l'abbiamo, certo. Ma il 31 luglio chiude. Perciò noi oggi che ci aspettavamo qualche risposta più congrua, più decisa, invece niente, c'è stato un ulteriore rinvio ad un altro mese, che la paura nostra è che chissà come va a finire fra un mese. Insomma, per farla breve, ci siamo fatti Natale nell'incertezza, speravamo di non farci Pasqua e ci faremo anche Pasqua, speriamo di farci un bel Ferragosto. È assurdo che non siano arrivati in una situazione concreta proprio oggi, con una proposta da mettere nero su bianco. Trovo veramente vergognoso arrivare soltanto a parlare di innalzamento della quota economica all'università, che sappiamo benissimo che l'università è stata brava a prendersi i servizi, escludendo però fin da sempre il personale. Quindi cercando di aprire la bocca all'università si sa che è impossibile, bisogna imporre alcune cose, anzi bisogna modificare questa benedetta delibera dal Consiglio regionale, ci aspettiamo questo affinché si facessero carico di noi dipendenti. È inutile venire qui a raccontarci i fatti, anche perché addirittura alcune persone non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando, devono venire qui a sedersi in maniera preparata, in maniera seria, concreta, già con delle proposte, perché a distanza di mesi avrebbero già dovuto interloquire con tutti. Trovo vergognoso questa seduta, veramente assurdo. Grazie al signor prefetto, però sono amareggiato per tutti gli altri.